Soprattutto perché siamo oggettivamente preoccupati delle sorprese che ci potranno essere nelle bollette delle famiglie trentine dei prossimi mesi. E quindi serve per ciò che si può fare ovviamente anche un comportamento responsabile e parsimonioso. Quindi partirà una campagna di comunicazione ad hoc fatta da noi per spiegare questi comportamenti parsimoniosi. Poi sappiamo che i trentini ne sono ben consapevoli, ecco. Però facciamo anche noi la nostra parte con questa campagna di comunicazione e con un comportamento anche all'interno degli uffici provinciali e delle strutture provinciali per ciò che ovviamente si può fare sul tema della parsimonia. Le risorse non sono infinite e di fronte dell'energia che costa in qualche caso 4 volte, 5 volte di più, è chiaro che non si può pensare che la provincia intervenga a piè di lista. Quindi la provincia garantirà ciò che sono i servizi essenziali, e quindi le scuole, gli ospedali, le case di riposo, e quindi all'interno delle trattative anche con i comuni, dove sicuramente ci saranno degli interventi da parte nostra, però occorrerà cominciare a ragionare in termini di servizi essenziali. Se la situazione rimane questa, se la situazione domani mattina cambia, siamo tutti più felici e torneremo alla normalità. Sì, le indicazioni che abbiamo dato alle strutture provinciali, agli uffici, alle società partecipate, a fronte di un aumento dei costi ad oggi che stimiamo essere in un costo totale di 25 milioni per le nostre strutture, ecco, un comportamento attento da parte di tutti, seguendo le regole che abbiamo dato, crediamo possa arrivare ad un 20% di risparmio. Però diciamoci, non abbiamo mai fatto queste cose qua, quindi non è che sia facile dire quanto risparmiamo spegnendo un'ora prima il termosifone. Scopriremo anche questo in questa emergenza straordinaria.